Buonasera a tutti, sono Elisa Maruzzo e sono la coordinatrice di Scuola Pop, il centro scolastico dell'associazione Pop Corner. Io sono Bortana Francesca, educatrice e coordinatrice del Dopo Scuola di Castagnero. Quello che intendiamo fare con questo breve video è presentarvi il servizio di Dopo Scuola di Villa Ganzerla, perché da oggi sono ufficialmente aperte le preiscrizioni per il prossimo anno scolastico, il 2022-2023. Inizio quindi col darvi alcune informazioni essenziali sul servizio. Il Doposcuola di Villa Ganzerla è un servizio di assistenza allo studio volto a permettere alle famiglie di conciliare i tempi vita-lavoro, rivolto a tutti i bambini della scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. È situato all'interno della scuola primaria di Villa Ganzerla e inizia direttamente al termine delle lezioni del mattino, quindi con un passaggio diretto da insegnante a educatore. Termina alle ore 17, ma per tutte le famiglie che ne hanno la necessità è possibile sottoscrivere un servizio di posticipo e rimanere con noi fino alle ore 18. Per la descrizione di quello che è un pomeriggio tipo lascio la parola a Francesca. Come diceva Elisa, il passaggio è diretto da maestra a educatrice perché il servizio è all'interno della scuola. Questo è un punto in più a mio parere, perché appunto c'è la possibilità di avere un confronto diretto anche con le maestre e, a seconda delle necessità, avere proprio un confronto. I ragazzi sistemano le loro cose e poi inizia il momento del pranzo. Quest'anno, nel 2022, abbiamo fatto una scelta ecologica proprio, nel far portare ai nostri ragazzi gavette, posate e piattini per il loro pranzo, quindi tagliando su qualsiasi tipo di spreco. Questa scelta è stata accolta molto volentieri e quindi siamo molto contenti di averla fatta. Dopo il momento del pranzo, i ragazzi hanno un momento di relax e di gioco libero, che dura circa un'oretta, per poi alle 2 iniziare il momento dei compiti. Gli spazi a disposizione sono 3. Noi solitamente dividiamo i nostri ragazzi a seconda dell'età e delle necessità varie. Abbiamo la classe prima e seconda, la classe terza e quarta, poi la quinta e le classi medie. Noi diciamo che promuoviamo il peer tutoring e un approccio collaborativo di collaborazione tra coetanei soprattutto, ovviamente sempre sotto la nostra supervisione. Ovviamente noi siamo una presenza costante e a disposizione per i nostri ragazzi e questo è importante sia per noi che per loro, per un feedback sempre continuo. Nel momento in cui i ragazzi finiscono i loro compiti, possono andare a giocare e quindi c'è un momento di merenda, che è importantissimo, e poi un momento di gioco libero tutti insieme, proprio per favorire anche questa socialità che in questo periodo sta un po' mancando e il dopo scuola è una buona opportunità per far sì che i nostri ragazzi vivano insieme e collaborino insieme, giochino insieme e appunto restino e rimangano insieme. Questo è un più. Poi, una volta a settimana, abbiamo dei laboratori specifici che possono essere sia creativi che musicali che teatrali. Abbiamo un sacco di proposte che appunto stiamo cercando di proporre durante il nostro anno scolastico e stanno andando molto bene, sono molto approved. Per chi volesse invece arricchire ulteriormente il pomeriggio è possibile sottoscrivere un altro servizio dell'associazione, come un corso di musica, delle lezioni private, il corso sul metodo di studio o un corso di lingua. Noi vi abbiamo detto tutto, ma se avete qualche curiosità potete spulciare sul nostro sito dove ci sono tutte le informazioni sul dopo scuola o anche chiamarci, siamo sempre a disposizione nei contatti sempre indicati nel nostro sito. Vuoi cantare una canzone? No, vi aspettiamo però, numerosi!